dicono sia stata trovata una strana vettura nel piazzale. Veniamo subito alle formazioni delle due squadre, non ci sono novità e dunque gli uomini scelti in settimana si erano già saputi. Questo è lo schieramento, lo vedete abbastanza consueto, ma visto che parliamo di una partita di altri tempi, oggi vorrei leggere le formazioni proprio come si faceva tanto tempo fa. E il Milan gioca con Dida, Oddo e Maldini, Pirla, Nesta e Gattuso, Ambrosini, Calà, Zunzaghi, Seedorf e Kakà. Pirlo, Nesta e Gattuso ovviamente. Invece vediamo anche la formazione dell'Inter con Jimenez a dar fastidio a Pirlo. E la formazione dell'Inter è Julio Cesar, Maicon e Maxwell, Cambiasso, Cordova e Samuel, Zanetti, Chivo, Cruz, Jimenez e Ibrahimovic. Beppe, che derby ti attendi? Ma mi attendo un derby abbastanza intenso sicuramente. Guardare i piedi, guardare il pallone, quindi per terra, e quindi avere lo stesso tipo di pantaloncino può creare qualche problema anche qui. Sì, e anche per l'arbitro per prendere le decisioni. Si comincia dunque e siamo curiosissimi di vedere che derby sarà. Ibrahimovic la mette giù e prova a girarsi, arriva Pirlo, c'è la copertura di Maldini, Calazze, Nesta, autore di uno dei gol, e prova a spingere subito Maicon a destra, un po' di campo, va in chiusura Ambrosini. Maicon sulla sua verticale perché ha allungato Ibrahimovic, controllo di Ibrahimovic, tiene il pallone in campo, lo segue Maldini. Ibrahimovic protegge la palla sull'attacco di Maldini e subito il primo scontro, l'ultimo tocco di Ibrahimovic e la rimessa laterale per il Milan. Si gira, Cruz, entro per Jimenez all'interno dell'area di rigore, fuori per Maicon, arriva il traversone di Maicon, secondo palo, c'è Ibrahimovic da solo, sul fondo. Prima palla gol per l'Inter, 3-17 sul cronometro. Mi aspettavo proprio questo, Fabio, un Inter subito aggressiva, determinata, che può spingere sugli esterni. Il Milan fa fatica a chiudere, insomma deve essere bravo Ambrosini a chiudere su Maicon, non c'era, ha trovato sul secondo palo tutto solo, con Oddo che stringeva la propria posizione, perché gli inserimenti da dietro dei centrocampisti sui movimenti ad allargare delle punte. Tacco Jimenez, riesce a servire Chivo che trova un banco, tiene Ambrosini, Chivo in verticale per Ibrahimovic, Nesta gli passa davanti, dà fastidio a Ibrahimovic, rimessa laterale per l'Inter, molto aggressiva l'Inter in avvio. Sì, con le punte che non muore. Cruz, Ibra, tunnel, poi si lascia andare, c'era Cruz in fuorigioco, si prosegue per tempo, c'è Gattuso che si sta allacciando la scarpa, il suggerimento di Zanetti, esce ancora Calazze, si gioca velocemente, cercato Ibrahimovic, prova a dar fastidio a Nesta che però resiste e con calma. Ibra, Maxwell va da Ibrahimovic, spinta di Ibrahimovic, calcio di punizione per il Milan, gli era passato davanti Nesta. È quello che deve fare un difensore con Ibrahimovic, cercare sempre di stare davanti in anticipo, percussioni centrali di Kakà, ma l'Inter centralmente si difende molto bene. Colpo di testa di Ibrahimovic che però era partito in posizione di fuori gioco e calcio di punizione dunque per il Milan. Ha iniziato aggredendo forte l'Inter, adesso ha un po' più accettato il ritmo del Milan invece di gioco. Il ritmo è molto lento. Regolarmente da Chivu, Cambiasso cerca la profondità per Ibrahimovic che non arriva, esce Dida, andiamo da Alessandro Cello al bordo campo. Alessandro, sì, voi ridevate. Calazze sbaglia il tocco, allora Ibrahimovic può far ripartire l'Inter, c'è il movimento di Cruz che Ibrahimovic ha visto, ecco lo suggerimento per Cruz in area di rigore, uno contro uno, Cruz lo mette dentro, Dida smanaccia, la palla è lì, traversa di Jimenez. Grazie per impedire le verticalizzazioni dell'Inter che ora va con Samuel, Ibrahimovic anticipato da uno splendido Nesta qui, Seedorf, a Ibrahimovic a venire incontro, la terza deve spingere l'Inter, ma attenzione al contropiede di Kakà, non scoprirsi. Maicon centrale, Ibrahimovic toccato, resiste Maicon ancora, calcio di punizione per il secondo. Questo è l'intervento su Ibrahimovic, si prosegue, poi fallo di Maldini attaccato da Samuel che lo ferma, ci si getta su tutti i palloni, Jimenez poi con l'esterno per Ibrahimovic, di fronte Nesta, Nesta tocca il pallone, Ibrahimovic trova ancora Jimenez, si libera Jimenez, dentro per Cruz, ha chiuso miracolosamente Ambrosini, poi dopo la scivolata di Calazze e Maldini insiste ancora l'Inter con Cambiasso. Cambiasso vuole liberare il sinistro, cerca Ibrahimovic, mette fuori Nesta, subentra Chivu di piatto sinistro, apre ancora per Ibrahimovic che non può controllare il pallone, rimessa laterale per il Milan. Bella la palla in profondità, secondo me forse Cruz era in fuorigioco, il Milan era... zoppicando un po', ma insomma comunque sulle sue gambe. Ibrahimovic rinvia Oddo, colpo di testa di Javier Zanetti. Cruz
per Cambiasso, grande palla di Julio Cruz. Poi Ibrahimovic tiene sull'attacco di Calazze, all'indietro ancora per Cambiasso, c'è Cruz all'interno dell'area di rigore, controllo, Cruz protegge, Cruz, Julio Cruz, 1-1, undicesimo gol di Cruz, ma ha segnato sul palo di Dida. Sì, ma ha fatto un grande gol. Grande gol. Che stagione eccezionale che sta facendo questo ragazzo, gol bellissimo. Controllo, si era anche allungato un po' il pallone, poi però con il sinistro fortissimo. Da qui lo possiamo vedere meglio. Sei in mezzo alle gambe di Calazzo. Undicesimo gol stagionale, decimo. Maicon accompagna a destra. Vuole l'inserimento di Ibra. Va poi lui, eccolo Ibra. Controllo, non c'è più l'appoggio, lo attacca Pirlo, gli tocca il pallone, Maicon però ancora Ibrahimovic, dentro di prima, Nesta, Calazza con una mano, involontario, ha visto il direttore di gara e ha detto... No, certo, non un fallo cattivo, tanto che vediamo l'intervento di Calazza, ma qui gli rimbalza sul braccio, involontario sempre. Care, Otto, Pirlo, attaccato da Ibrahimovic, la rimessa laterale sarà comunque per il Milan, dietro scambio con Cambiasso. Deve tenere il pallone in campo, vuole Ibrahimovic, il duello è con Calazze, tiene fisicamente Calazze sull'attacco di Ibrahimovic, si affida a Dida. Perché poi sul pallone molti giocatori hanno i loro riferimenti, no? La valvola, la striscia, quel particolare quadrato dove lo vuoi colpire. Cruz Ibrahimovic. Barriera, ancora Ibra con il sinistro, barriera, fuori gioco, calcio di punizione, tutti sotto la doccia per cambiare le maglie, l'arbitro manda infatti il giocatore a prendere un tè caldo, 1-1 alla fine del primo tempo nel derby 266 tra Inter e Milan, Supersport. Tocca il pallone, Cruz va per terra, anche se è un fallo inutile diciamo, è però comunque un intervento scoordinato e quindi con eccesso di fuoco e quindi l'hanno procurato. Quindi insomma bisogna vedere queste due cose. Però insomma noi su quel fatto lì abbiamo dei dubbi ancora con dei replay, anche su quell'altro episodio avevamo avuto molti dubbi anche con replay. È vero. Quindi Emerson per Gattuso e Gilardino per Inzaghi, confermati i due campi. Clarence Seedorf. Perde il pallone Clarence Seedorf, c'è Jimenez, possibilità di contropiede per l'Inter, va Jimenez, buona la sua giocata, buona anche l'apertura per Cruz, accompagna anche Cambiasso, dentro per Ibrahimovic, prova a tenere Calazze in estirata, in calcio d'angolo. La bravura della squadra di Mancini, la capacità di ribaltare l'azione con pochi tocchi. Cruz, centrale per Jimenez, sta giocando un buon derby, Ibrahimovic. Ibrahimovic alza per Cruz che ancora fa la torre, ma era fuori gioco, calcio di punizione per il Milan. Sì, ancora una volta prezioso, vedi come le punte dell'Inter rimangono sempre uno dall'altro, molto Gilardino, c'erano dentro l'area, stavano arrivando Seedorf e Cacama tutti e due sul primo palo, doveva calcolare meglio Oldo questo traversone. Ancora sulla sua verticale per Ibrahimovic. Ibrahimovic si è girato, contrasto con Oddo, poi fa passare uno splendido pallone Ibra. Maxwell, ancora per Ibrahimovic. Nesta, non lo fa passare. Sanetti. Kakà prova a dargli fastidio. Il fisico Kakà gli porta via il pallone, tutto regolare. Poi Cambiasso ancora sull'uscita del Milan. Ibrahimovic. Oddo. Arriva a doppio di Pirlo, non passa Ibrahimovic, chiuso dalla coppia Oddo Pirlo e Pirlo adesso prova a ripartire. Pirlo lascia lì il pallone, Cruz allora per il possibile contropiede dell'Inter insieme ad Ibrahimovic. Ibrahimovic per linee centrali, chiama a sé la difesa del Milan, poi cerca una soluzione personale, accelera ancora. Sempre Ibrahimovic, inseguito da Nesta che non si è mai fatto saltare. Super partita di Nesta. Bravo a tenere nell'uno contro uno, non lo può. Sanetti, Jimenez. Da Ibra il pallone a Maxwell. Kivu, Maxwell, Kivu cerca un pallone in verticale per Maxwell o Ibra e a metà il suggerimento, nessuno dei due può intervenire.
Ronaldo. Arriva la chiusura di Maxwell che prova a ripartire. Chiede palla a Kroos in profondità. Va Kroos sulla copertura di Nesta e di Oddo. Kroos taglia il campo in orizzontale, poi apre dalla parte opposta. Deve arrivare Maicon, mette giù il pallone Ibra. Scambia con Jimenez. Ibrahimovic. Pallonetto per Kroos, fuori gioco. Calcio di punizione per il Milan. E le ammonizioni contano per il Milan, visto anche prima Ambrosini non ha potuto commettere fallo sulla ripartenza di Maxwell, si è aperto subito il campo, le due punte che giocano molto larghi per favorire, come detto prima, Jimenez che si butta centralmente. Ibra cerca Kroos, lo ha fermato in che modo a mettere a centro il pallone, lo aspettava lì però Materazzi che rilancia per Ibrahimovic. Controllo con un braccio di Ibrahimovic, calcio di punizione per il Milan. Ecco il fallo di mano di Ibrahimovic, e di sbrigarsi. Stacca Ibrahimovic, saltato Maldini, Ibrahimovic protegge il pallone, ancora Ibrahimovic, stop e destro sul fondo. Prima grande iniziativa di Ibrahimovic, qui classica azione sua, vedi, col corpo si posiziona già perfettamente per dribblare verso il centro e qui doppia finta, poi riesce a calciare ma non aveva tanta forza. C'è Ponte intanto e fallo di Ambrosini a centrocampo, calcio di punizione. Jimenez, sembra anche più fresca l'Inter adesso. Ibra, Jimenez, con le mani Oddo, ancora per Pirlo. Prova ad accelerare Pirlo e poi Libes di Sanetti e poi Maicon che prova a ripartire ancora per il contropiede dell'Inter. C'è Ibrahimovic che va in campo aperto centralmente, ecco il suggerimento per lui. Ibrahimovic riesce in qualche modo, prova in qualche modo ad anticipare. Riesce ad arrivare dentro l'area di rigore con i tempi giusti, soprattutto quando l'azione si sviluppa a sinistra, lui ci arriva a chiudere sul secondo palo. Ibrahimovic di petto ma spostando irregolarmente Oddo, calcio di punizione per il Milan. Ha già battuto Pirlo che trova Kakà, prova ad accelerare, Kakà su Kivu, va via Kakà, tocca il pallone ancora Sanetti, Maxwell in profondità, su Aso in velocità, contro Nesta, Nesta e Ibrahimovic che torna sul pallone, di tacco per Suaso, si gira Suaso, prova ad accelerare, lo prende Calazze, Pelé con il destro, Son anticipato da Cambiasso. Suaso prova a spingere il contropiede, Suaso accelera, cerca il recupero Pirlo, Suaso accelera ancora, ha di fronte Nesta, lo sfida Suaso, il tocco poi per Ibrahimovic in area di rigore, sul fondo. Vuole accelerare i tempi di ripresa del gioco Dida perché il Milan ha ancora minuti. È già ripartito il Milan mentre stiamo rivedendo l'occasione di Suaso, ma il Milan è già nella tre quarti avversaria con il pallone per Serginho. Colpo di testa di Ibrahimovic, poi la mette giù di petto, prova a servire Pelé, Cambiasso e adesso allargo Maxwell, ancora per Ibrahimovic, tiene palla l'Inter, siamo nel corso del secondo di 4 minuti di recupero. Pelé, Cambiasso, Ibrahimovic, ferma Ambrosini, poi il pallone per Pirlo, fermato da Pelé, Emerson ha giocato bene, insomma, pensavo l'Inter potesse vincere, adesso sta vincendo però ancora manca ancora qualcosa, ma con più superiorità, ecco. Ha giocato bene il Milan, l'equilibrio era da schiavi Beppe Bergomo. Allora Cambiasso per l'Inter, di inquadrare bene questa partita dopo la trasferta di Tocco, non sapevo se il Milan era pagato o meno, invece grande partita, ha tenuto il ritmo che voleva, è andato in vantaggio, anche i giocatori a centrocampo avrà ancora più scelta.